Lambezzoli per raccontarvi dalla 75esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia i film che sono passati in concorso. Martedì 4 settembre, il primo Vox Lux di Brady Corbet, Natalie Portman, insomma, il personaggio interpretato da Natalie Portman, è una pop star che ha avuto successo nel momento in cui è stata coinvolta in uno di quegli attentati scolastici di cui si sente molto parlare sempre negli Stati Uniti, in cui un ragazzo è entrato a scuola armato e ha ucciso tutti i suoi compagni. Il film ci presenta prima quello che è successo all'inizio, insomma quello che è avvenuto quando ha cominciato, quando è esordito da cantante, e poi ce la mostra nel presente, per vedere come è diventata. Film molto ambizioso, film molto pretenzioso, che vuole farci passare il pop come la salvezza del nuovo millennio, che vuole raccontare il terrorismo, che vuole raccontare il cambiamento della società dai primi anni 2000 fino a oggi, ma che in realtà non ce la fa mai. Natalie Portman è abbastanza spenta come personaggio, non per colpa sua, ma per colpa di una sceneggiatura che non va, che arranca, che non funziona, che non riesce mai a dire esattamente quello che vuole dire. La parte finale, con una specie di concerto, veramente qualcosa di completamente assurdo e inutile, che non serve assolutamente niente. Musiche di Sia, ma questo non aiuta sicuramente a far diventare il film un buon film. Secondo film della giornata, Never Look Away di Florian Henkel von Donnersmarck. Storia tedesca di due ragazzi che cercano di amarsi in una Germania post Seconda Guerra Mondiale, dopo essere scappati da una Berlino Est per andare nella Berlino Ovest. Il padre di lei, essendo stato un medico del nazismo, in qualche modo cerca di ostacolare per motivi suoi quella che è l'amore, quello che è l'amore tra i due ragazzi. Film di 3 ore che veramente sembra un film di un film prodotto per la prima serata di Canale 5. In realtà probabilmente sarà un prodotto per la prima serata di Rai 1, perché il film all'inizio aveva il marchio, il logo della Rai. Veramente un polpettone indigesto, in cui una prima parte super scontata, super noiosa, super piatta, in cui c'è questa sorta di storia tragica tra questi due avanti, con il padre cattivo che vuole ostacolarli, lascia spazio a una seconda parte in cui si cerca di fare un discorso sull'arte contemporanea con il protagonista che va a Düsseldorf a studiare arte contemporanea, che un po' da un certo punto di vista non ha quasi alcun legame con la prima parte, e dall'altra sembra appunto veramente l'arte contemporanea spiegata alla casalinga che guarderà poi questo film. Terzo film della puntata, sì, del video, insomma, della giornata, Nuestro Tiempo di Carlos Reigadas, la storia di un allevatore di tori che è sposato a una moglie alla quale concede molto, perché lui ha un concetto di amore che prescinde dall'unione, dal legame di monogamia, e quindi dice: fai quello che vuoi, l'importante è che me ne parli. Nel momento in cui la moglie non gliene parla, comincia un po' il dramma e l'angoscia del marito. Anche questo film dura 3 ore, per raccontare una storia per raccontarla bastavano 90 minuti. Cosa fa Reigadas? Infarcisce il film di metafore, di allusioni, di scene che poi in realtà alla fin fine non sono minimamente collegate con quello che è il racconto del film, semplicemente per fare appunto delle metafore. A un certo punto fa andare la protagonista in un concerto di timpani, perché il marito scrive poesie e ha vinto un premio, e poi di questa cosa non se ne sente più parlare. A un certo punto ci mostra tutto il funzionamento dell'auto, perché per fare il parallelismo con la moglie che ha avuto questa relazione con l'amante, e anche questo veramente salta fuori dal niente e poi finisce in niente. Già tutta l'idea del fatto che il marito allevatori, quindi le corna, quindi tutto quanto, dà un'allusione a
questo tipo di ragionamento, però veramente è tutto slegato, è tutto forzoso, è tutto pretestuoso per qualcosa che effettivamente non riesce mai a integrarsi perfettamente con quella che è la narrazione. Appuntamento a domani con il prossimo video dalla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.